Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo una canzone di Adriano Celentano che si chiama Un mondo in mi settima e coglierò questa occasione per spiegarvi che cosa significa settima, perché spesso troviamo questo numerino accanto agli accordi, quindi questo è il momento per spiegarvi una cosa semplice, ma molto molto importante. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, prima di andare avanti con gli accordi, con l'accordo di questo video, io vi ricordo di iscrivervi a questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così ogni qualvolta esce un video nuovo vi arrivi una notifica e potete guardarlo subito. Andiamo alla canzone. Bene ragazzi, allora questa canzone si compone di un solo accordo che è il Mi settima. Quindi se questi dove ci sono i due tastinelli qui a sinistra abbiamo il Do, questo è il Mi. Il Mi settima sarebbe l'accordo di Mi maggiore con l'aggiunta della settima. Che cosa significa? È la settima nota che si trova nella scala, quindi Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re. Aggiungeremo anche il Re alle note Mi, Sol diesis, Si, che sarebbe Mi maggiore. Quindi aggiungiamo anche il Re. Apriamo una mano, facciamo 1, 2, 3, 5. In questo modo abbiamo l'accordo di Mi settima. Vi spiego che cosa significa settima. Quando noi troviamo, per capire bene come si prendono tutti gli accordi di settima, volendo prendere l'ottava avremmo fatto Mi, Sol diesis, Si e rafforzato l'accordo con l'ottava, di nuovo Mi. Se noi andiamo indietro di un tono, troviamo la settima. Quindi questo sarebbe mezzo tono, Mi bemolle, il Re invece è la settima. Quando invece troviamo scritto 7 più, quindi major 7, l'accordo di settima maggiore, quindi in quel caso noi andremo indietro solo di mezzo tono. Quindi fosse stato Mi 7 più sarebbe Mi Sol diesis Si Mi bemolle, diciamo Re diesis, ok? E sarebbe stato così. E ci sono tanti accordi. Questa è la differenza tra 7 più, quindi mezzo tono sotto l'ottava, e settima normale. Si prende la settima minore, che sarebbe un tono sotto l'ottava. Facciamo un esempio in Do. Do, Mi, Sol, Do, l'accordo di Do maggiore. Se scendiamo di un tono, non andremo al Si per prendere la settima, bensì al Si bemolle. Quindi sarebbe questa è Do settima, mentre questo è 7 più. Ok, detto questo, andiamo alla canzone. Quindi, Mi settima con il Re. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Se siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo. Potete sbizzarrirvi con queste note nella ritmica o facendo degli arpeggi, sempre con queste note in modo da rimanere sempre sul Mi settima. Leggo che la terra sempre c'è una guerra, magari andando in levare, ma però per fortuna. Ok? Poi tutte le altre parti sono sempre sempre uguali. Ogni atomica è una boccia, i birilli sono l'umanità, il capriccio di un capoccia ed il mondo in aria salterà. E niente, poi continua sempre sempre in questo modo qua. Se voleste rinforzare l'accordo, potete mettere due Mi nella parte bassa con la mano sinistra. E mentre nella parte alta potete suonare l'accordo anche più in alto.
Quindi, insomma, potete davvero, davvero fare quello che potete, quello che vi va di fare, rimanendo sempre sul Mi settima. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone semplice, ovviamente da suonare al pianoforte. Non vi lascerò il link su dove trovate il testo con gli accordi, perché, come abbiamo visto, c'è soltanto un accordo su questa canzone, però vi lascio comunque alcuni link per imparare gli accordi al pianoforte. Quello lo trovate qui in descrizione. Spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Bye.